Maria, non so da dove cominciare con te, perché sei un personaggio che gira il mondo, che ha un'iniziativa dietro l'altra, e quasi sempre queste iniziative riguardano il cinema, i filmmaker e le persone che seguono questo canale. Sì, faccio le film documentario e adesso ho creato una piattaforma per portare gli artisti europei a Latinoamerica e le latinoamericane a Europa. Una piattaforma che lavora con il governo, così l'effetto moltiplicatore, perché aveva molta forza per creare tutto questo, e anche con il Museo d'Arte Contemporaneo, lavoriamo insieme con il Museo d'Arte Contemporaneo, così abbiamo una rete di museo per fare tutto questo. Senti, e con i filmmaker che rapporto hai? Con il filmmaker... Tu hai anche appena fatto un film in Africa, no? Sì, io ho finito un film in Africa adesso, ma adesso il progetto che sono interessata è la unione degli artisti, degli filmmaker di diversi paesi del mondo per unire forza e unire anche pensamento. Un pensiero, e per questo adesso facciamo un primo incontro a Latinoamerica, primo a Santiago de Chile, dopo a Rio in Brasil, e vamos a lavorare insieme tutti, 40 artisti di distinti mestieri, desde il scultore, l'artista, il filmmaker, e con il filmmaker abbiamo un lavoro molto intenso. Molto intenso. Senti, ma un filmmaker che in questo momento ti sta seguendo, che sente queste cose, queste grandi opportunità che ci sono in questo momento, si chiede probabilmente, ma io come faccio a... Adesso noi siamo molto interessati di conoscere tanti filmmaker di tutte parti, perché come siamo sempre in giro, non abbiamo la possibilità di star cercando. Per questo tutta la gente che lavora con noi adesso è delle amici che nos dice, no, sai, conosco qualcuno che è molto bravo. Per questo siamo molto adesso aperti per tutte le iniziative. Sì. Anche se sono iniziative in città che non sono le stesse, come Madrid, Barcellona, che sono sempre le stesse città. La cosa di cui si lamentano chiaramente tutti è le pochissime opportunità di guadagno che ci sono per i filmmaker. Cosa dici tu in proposito? Io credo che adesso siamo fortunati, perché aveva un tempo che con la nuova tecnologia, prima che costa poco produrre qualcosa tecnicamente molto buona, di una qualità allucinante, dopo che tutta la mobilità per portare le film a diversi punti del mondo è molto facile via digitale, e terza che adesso aveva molte piattaforme per trovare i soldi, e la Unione Europea e tutte queste istituzioni le interessa le connessioni di continente a continente. Per questo penso che dobbiamo mirare più aperto per fare... Dobbiamo avere uno sguardo più aperto, diciamo, guardarci intorno un po' meglio. Per trovare soldi di diversi posti, perché credo che adesso questo è l'interesse dell'istituzione. E aveva soldi per questo, molto soldi per questo. Quindi ci sono soldi, avete capito? Dovete muovervi, dovete guardarvi attorno, però è possibile utilizzare questi fondi, che sono fondi europei. Sì, della Latinoamerica aveva molto, ma sempre con questa connessione, perché questo adesso è lo più importante. Sei ottimista quindi? Molto, 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 molto ottimista.